Eccoli all'opera, sono i writer. Siamo abituati a vedere il loro tag al lavoro concluso. In questo video si scorge il momento in cui la crew assalta il convoglio della metropolitana verde alla stazione di Assago, imbratta le carrozze e poi scappa verso i parcheggi scavalcando le recinzioni di sicurezza. L'ultimo blitz dei vandali grafici è andato in scena sabato scorso in pieno giorno, ma il fenomeno dei graffiti a Milano è quanto mai in aumento e si nota soprattutto la sera o nei giorni festivi quando le serrande dei negozi sono ben visibili. Abbiamo raccolto e documentato serrande che portano la data 2008-2009. Qui ad esempio siamo in zona via Vitruvio, zona stazione centrale, quindi non siamo in una zona diciamo periferica, eppure abbiamo questa serranda che porta la data 2015. Quindi vuol dire che questo writer ha fatto il suo imbrattamento nel 2015 e siamo nel 2019, vuol dire che quindi nessuno dal 2015 sicuramente ha mai preso cura. L'83% delle serrande milanesi è ricoperta da tag. I volontari hanno più volte effettuato operazioni di cleaning, ma è necessario che anche gli esercenti facciano la loro parte per una città più pulita, più bella. Una scaletta. Diciamo che è una percentuale molto significativa che deve portare noi e soprattutto gli esercenti commerciali a sensibilizzarsi su questa tematica, perché è vero che la serranda è una struttura mobile, è vero che quindi una volta alzata uno non percepisce il degrado della serranda, ma è anche vero che al calare della sera, nel weekend, quando l'attività commerciale è chiusa, il degrado delle serrande contribuisce in maniera significativa all'aumentare la percezione del brutto, del degrado nei nostri quartieri, nelle nostre vie. Secondo un'indagine condotta dall'Associazione Nazionale Antigraffiti in collaborazione con il Nucleo Tutela Decoro Urbano della Polizia Locale, il numero dei writer a Milano è di oltre 1350 e le crew sono circa 340. Quindi l'aumento annuale di tag è pari al 15-20%. L'età dei nuovi writer si è abbassata a 12 anni e il fenomeno sta assumendo aspetti sempre più vandalici, con imbrattamenti di monumenti, treni e metropolitane, aumento anche delle stesse dimensioni delle tags e poi ci sono zone particolarmente prese di mira come quella di Barona o Lambrate. I giorni maggiormente interessati al fenomeno sono il venerdì e il sabato notte, anche se in aumento è il numero degli imbrattamenti fatti di giorno, come l'ultimo in stazione metropolitana ad Assago.